Mangeresti pane, pasta e cracker fatti con farina di grillo domestico? Dopo la larva gialla della farina e la locusta migratoria, anche l'Acheta domesticus, questo è il nome del grillo domestico, è pronto per fare il suo debutto in cucina delle famiglie di tutta Europa, anche se nel nostro paese e in Toscana in particolare non troverà le porte spalancate. Il 54% dei toscani non li mangerà, ma se più di un toscano su due si dice contrario, c'è un 16% che invece è disposto a mangiarlo. Emerge da un'analisi Coldiretti Toscana X in riferimento all'autorizzazione concessa dall'Unione Europea all'immissione sul mercato di Acheta domesticus in polvere parzialmente sgrassata come nuovo alimento, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Comunitaria. La commercializzazione di insetti a scopo alimentare è resa possibile in Europa dall'entrata in vigore dal 1 gennaio 2018 del regolamento UE sui Novel Food, che permette di riconoscere gli insetti interi sia come nuovi alimenti che come prodotti tradizionali da paesi terzi. Una corretta alimentazione non può però prescindere dalla realtà produttiva e culturale locale nei paesi del terzo mondo, come in quelli sviluppati, sostiene Coldiretti, e a questo principio non possono sfuggire neanche bruchi, coleotteri, formiche o cavallette a scopo alimentare che, anche se iperproteici, sono molto lontani dalla realtà culinaria nazionale italiana ed europea. L'arrivo sulle tavole degli insetti solleva precisi interrogativi di carattere sanitario e salutistico, ai quali è necessario dare risposte facendo chiarezza sui metodi di produzione e sulla stessa provenienza e tracciabilità, considerato che la maggior parte dei nuovi prodotti proviene da paesi extra Unione Europea come Vietnam, Thailandia o Cina, da anni ai vertici delle classifiche per numero di allarmi alimentari.